Sono partiti. Come da copione, Soledoradu va a condurre dopo i primi 200 metri di gara nei confronti di Sirio. Terza contatto Saitta della Fonte nei confronti di Fedaine Giano alla retroguardia. Andatura molto soft quella imposta in avanti da Soledoradu, che prova a ricalcare lo schema di quando l'ha visto protagonista a Sassari a metà della prima curva. Sole davanti nei confronti di Sirio Baizukhele al largo Saitta della Fonte, all'interno galoppa Fedain nei confronti di Giano. Questo è il cliché della gara anche al completamento della prima curva, con Soledoradu che continua a condurre imponendo alla prova, andatura molto soporifera nei confronti del compagno Sirio, muove a largo Giano nei confronti di Saitta della Fonte e Fedain. Soledoradu sempre in chiaro vantaggio a tre quarti della dirittura opposta nei confronti di Sirio Baizukhele al largo Giano, all'interno Fedain al largo Saitta della Fonte. Si va impiegata con lo schema che rimane praticamente immutato sin dall'apertura delle gabbie, con Soledoradu sempre in avvantaggio nei confronti di Sirio Baizukhele. Saitta della Fonte ha scavalcato Giano, prova a recuperare, un po' in difficoltà Fedain in questo frangente. Soledoradu va in accelerazione poco prima dell'addirittura di arrivo, temporeggia a largo il compagno Sirio Baizukhele, allarga Fedain che ha problemi impiegata all'interno Saitta. Soledoradu è ancora in avvantaggio quando siamo a 300 metri dal traguardo, impegnato dal compagno Sirio Baizukhele. I due sono in lotta praticamente tutto in famiglia negli ultimi metri di gara, con Sirio a largo che sta passando in leggero vantaggio nei confronti di Sole che rientra all'interno, i due perfettamente apparigliati sul traguardo, avanti a Fedain. Tutto in famiglia in questa prima corsa di Grosseto, arrivo molto serrato fra i portacolori di Antonio e Fisio Pinna, Sirio Baizukhele a largo, Soledoradu all'interno, i due sono molto vicini sul traguardo, tanto da costringere il giudice alla fotografia in questa prima corsa dall'ippodromo di Grosseto. Abbiamo la possibilità di rivedere anche in circuito nazionale proprio le battute salienti di questa prova con Soledoradu, Antonello Fadda che dopo aver imposto tre quarti di gara a piacimento ha tentato l'accelerazione, Sirio che scatta a largo. I due sono praticamente sulla stessa linea dal nostro punto di osservazione, praticamente indivisibili.